controllare se è funzionante. Allora inseriamo il nostro passante che avremo collegato al tester, controlliamo se è tutto a posto e che funzioni tutto, quindi andiamo più volte a controllare questo anche forzando la testina sulle pareti, perché dobbiamo essere sicuri che non ci sia nulla che impedisca il funzionamento. Poi prendiamo il peso come da regolamento, lo poniamo sulla testina, lo schiacciamo in basso, lo lasciamo, perfetto, vediamo che tiene i 500 grammi, funzionamento c'è. In alcuni casi, che poi sono quelli più classici, le punte non funzionano e che hanno resistenza molto alta. Allora si può smontare la testina e pulire dovuto allo scorrimento della testina e il fatto che è un piccolo pistone che scorre in un cilindro. Tutte le volte si schiaccia, tutte le volte che ritorna in posizione c'è comunque una piccolissima quantità di aria che viene aspirata ed espulsa e quindi la polvere si trova nell'aria, va dentro la punta. Più volte viene fatto questo, più l'ambiente è polveroso, più l'ambiente può essere umido, più tutte queste variabili sporcano l'interno della punta. Per cui con un cotton fioc e un po' di solvente, che ripeto può essere dell'acetone del diluente nitro, si va a procedere alla pulizia. Quindi si può avere un interno più o meno sporco a seconda del grado di quantità di polvere che entra. E poi niente, si va a rimontare la molla, la testina, richiudiamo le nostre viti.